benvenuti nel mio studio. Allora, studio di registrazione utilizzato, non per i pezzi che vedete nel mio canale, ma per altri pezzi che si vedranno più avanti su un altro canale, quindi un altro progetto. Iniziamo questo tour guidato dello studio. Allora, iniziamo dal pezzo fondamentale che è il pop filter del microfono. Monitor connesso a computer che è qua sotto, computer vecchio riadattato con un SSD da 250 GB, sul quale è installato soltanto FL Studio. Andando avanti, troviamo qua sotto una soundbar della Panasonic utilizzata come monitor da studio. Non è un monitor da studio, anche perché qua lo spazio non era sufficiente per poter mettere dei monitor da studio, anche per l'insonorizzazione e per il modo in cui li avremmo dovuti mettere. I ritorni di frequenza sarebbero stati troppo strani, quindi non avrebbe avuto senso mettere dei monitor da studio. Quindi abbiamo questa soundbar che ha una risposta in frequenza molto fedele e funziona bene. E ha anche un subwoofer là sotto. Più avanti, tastiera MIDI della M-Audio, Oxygen 49 con 9 fader, 8 knob e pad regolabili, che è una grande tastiera MIDI, devo dire. Avanti, ancora abbiamo una scheda audio della Yamaha, non tanti controlli, però comunque di buona qualità. Spostandoci qua a sinistra, abbiamo la dotazione di strumenti a corda anche. Amplificatore Fender Champion della Fender, che serve per la registrazione, quindi di chitarra. È un amplificatore per chitarra. E là ne abbiamo un altro della Fender apposta per il basso. Avanti c'è un microfono della Rode NT1. Un grandissimo acquisto, un microfono eccezionale. Più avanti, strumenti a corda, Hofner Violin Bass, gran basso, lo stesso utilizzato da Paul McCartney, possiamo dire anche. Basso che non ha la caratteristica di essere particolarmente profondo, ma avere un suono piuttosto ovattato e secco. Un bel suono, con queste corde che sono anche in nylon, dovrebbero essere. Avanti abbiamo una chitarra acustica della Epiphone, non ricordo il modello. E avanti ancora abbiamo un Fender Jazz Bass, che è una figata, appunto. Andando ancora verso questa zona abbiamo quella che è la regia, dove c'è la tastiera con la mia vecchia tastiera della Yamaha Portable Grand DGX640, un po' vecchiotta, che però per la composizione, per in studio con altre persone, funziona bene e anche un buon suono. Cosa c'è da dire? Qua dietro abbiamo il logo e i LED, che servono per l'ambiente. Ok, abbiamo finito quindi il tour dello studio. Studio che non è grande, perché comunque sono 18 metri quadri, ma è sufficiente per fare qualcosa di qualità, si spera. Perché per uno studio di registrazione non serve tantissimo, non serve avere per forza una console SSL, non serve per forza avere 8 stanze dedicate per registrazione di batteria, di chitarra, di voce, ma basta anche semplicemente un microfono, un amplificatore, delle chitarre e una buona DAV, come appunto FL Studio, e poter lavorare. Si vedrà quello che si fa in questo studio presto.